Raffaele, la vostra prima partecipazione ai campionati italiani specialità Gozzo nazionale, frutto di quello che è stato un accordo con la Federazione Canottaggio Sedile Fisso, con il suo presidente Mugnani che è venuto a trovarvi, come è andata? Come prima esperienza è andata benissimo, i risultati sono quelli che avete visto, però ci siamo impegnati tantissimo, essendo la prima edizione da parte nostra, e siamo soddisfatti del nostro fare, insomma. La Lega Navale di Ortona si è presentata comunque con due equipaggi e quindi insomma con grande entusiasmo. Sì, un equipaggio femminile e uno maschile, è frutto di begli allenamenti e molta determinazione da parte delle donne e pure degli uomini, insomma. Come l'avete preparata questa manifestazione? Beh, questa manifestazione parte abbastanza da lontano, perché durante tutto quest'anno abbiamo partecipato a diverse gare, e quale una gara in particolare, diciamo, che appartiene al trofeo dei gonfaloni di Pescara e anche a un torneo che si fa nell'Adriatico, dove la particolarità è proprio il gozzo a 10 remi, solo che una nostra peculiarità è proprio questo gozzo nazionale, che io e Raffaele praticamente circa 2 anni fa abbiamo iniziato con questa operazione, andando proprio da queste parti a prelevare la prima barca, dando seguito così a una seconda che ci ha permesso di allestire una squadra e comunque con diversi atleti, che ci ha portato, diciamo, con soddisfazione, a raggiungere diversi numeri buoni, positivi. Parteciperete anche in futuro, nei prossimi anni, alle attività della FIX? Sì, penso proprio di sì, perché venire in queste manifestazioni non fa altro che crescere l'esperienza a tutti i livelli, anche se chiaramente per noi che veniamo da lontano sarebbe bello trovare un posto, però chiaramente con uno scenario del genere immagino che ci guadagni parecchio tutta la manifestazione, e noi ne siamo molto soddisfatti. Per noi è un'esperienza notevole, siamo venuti su qui a Santa Margherita Ligure con 2 squadre, una squadra maschile e una squadra femminile, proprio per consentire ai nostri atleti che sono, tra virgolette, giovani atleti, anche se l'età poi è signora. Perché? Perché confrontarsi con altre imbarcazioni, con altri circoli, con altri club è molto edificante per noi, cioè uno stimolo per fare molto meglio. Fortunatamente adesso a Taranto ci sono ben 3 circoli remieri, Lega Navale Rematori della Magna Grecia, poi c'è la Taras e poi c'è il Palio di Taranto, quindi diciamo che gran parte dei tesserati della Federazione di Canottaggio ormai si trovano a Taranto, quindi sarebbe opportuno che la Federazione guardasse un po' con occhio particolare Taranto e pensare di fare qualche tappa del campionato italiano gozzo nazionale proprio a Taranto, quindi l'invito da parte nostra alla Federazione è quella di venire l'anno prossimo con una tappa il gozzo nazionale a Taranto. Per noi è la prima volta, quindi un po' il viaggio, un po' l'imbarazzo, il tipo di barche molto molto diverse dalle nostre, siamo abituati ai lancioni in legno molto molto più pesanti, e questa esperienza per noi è stata una bella cosa, è la prima volta che saliamo su questo tipo di barche. Come si svolge l'attività a Termoli? Beh, ripeto, innanzitutto le barche sono veramente diverse, pesano per 10 volte di più, siamo in tanti, è uno sport che veramente lo facciamo per passione, non per regatare in modo professionale, ecco, è la passione che ci fa andare avanti. Tornerete in futuro a questi campionati? Senz'altro, e molto più preparati.